Pronto? Sì, sono io. Allora, il tuo amico è già in viaggio? Sì, è partito questa mattina. Sì, ho capito, sì, una Toyota nera, cargata a Cuba, va bene. Signori, sulla base di forti sospetti da parte della Sicuralba, la nostra compagnia assicurativa ha dato l'incarico ad un'agenzia privata di investigazioni di condurre un'indagine parallela, perché noi pensiamo che dietro, permettetemi, a questo banale incidente di naufragio si possa nascondere un omicidio e quindi un vero e proprio complotto. Sì, il Giuffrida potrebbe essere stato ucciso dal suo stesso socio in affari per incassare il premio assicurativo. E a rafforzare questa nostra ipotesi vi è il fatto che il corpo del Giuffrida non è ancora stato trovato, nonostante le numerose ricerche effettuate. È stato il dottor Vallero della Tinker Investigazioni che mi ha fornito le informazioni su questa ditta straniera e io le chiederei, capitano Torrisi, di aprire delle indagini su questa società. A questo eravamo arrivati anche noi, dottore. Ma vede, il problema è un altro. La Italo Impex ha sede legale all'estero, in Romania. E a questo proposito, il commissario Benzi ha qualcosa da mostrarci. Dalla perquisizione dell'appartamento del signor Serra abbiamo prelevato questa carta intestata relativa a questa ditta straniera di cui stiamo parlando, proprio la Italom Impex. Forse tutto questo mistero si nasconde proprio qui, dietro ad un'anomala società di import-export. Beh, non si può escludere, ma dovremo lavorare sodo per poter procurare prove concrete. Potrei conoscere quali sono gli elementi che hanno generato i vostri sospetti di complotto? Certo, dalle numerose operazioni di prelevamento di contante da parte di Giorgio Serra, e di somme considerevoli. È ovvio che gli assegni della nostra e delle altre compagnie venivano di volta in volta incassati, e le somme considerevoli, cambiate in valuta estera e fatte sparire senza lasciare traccia sulla loro destinazione finale. Il resto è facile da immaginare. Beh, però non esiste nessuna legge che vieti i prelievi di denaro contante, seppure in somme considerevoli. Già, ma la legge che vieta l'esportazione di capitali all'estero, quella esiste come? Basterebbe soltanto farla rispettare. Ma ora il problema è capire se c'è stato oppure no un complotto. Chi è? Ah, sono Giorgio. Ciao. Come stai? Bene. 7 mesi. Sono già passati 7 mesi. Già, 7 mesi. Dai, entra. Guarda qui, che ne dici? Che te ne pare? Ottimo. Vuoi dare un'occhiata? 4 milioni di franchi. No, no, lascia stare, mi fido. Comunque, credo che sia stato davvero un azzardo fare il viaggio con tutto quel contante. Sì, ma adesso è finita finalmente. Pare proprio che ce l'abbiamo fatta. Eh sì, pare di sì. E come ti senti adesso? Un po' più rilassato. Di un po', hai avuto problemi con qualcuno? A dire il vero, ho avuto la percezione che qualcuno mi seguisse, ma poi più nulla, tutto tranquillo. Ma anche se fosse, gli ho fatto sicuramente perdere le mie tracce. E Cristina? Voglio dire,
Lei è informata? Sì, a dire il vero qualcosa sa, ma non ti devi preoccupare. Di lei ci possiamo fidare. E poi sai, ho fatto già dei progetti per il futuro. Sì. Sì, lo so. Dai, andiamo. A che ora partirai? Stasera stessa, con il volo delle 17 da Zurigo. Ma c'è da fidarsi di Renato. Non potevamo avere un socio migliore. Così ben introdotto nel mondo finanziario svizzero. E poi di qualcuno bisogna pur fidarsi, o no? Sai, ho anch'io dei progetti. Io e Svetla ci sposeremo presto e andremo a vivere a Salviani. È una cittadina di campagna. Ho comprato una casa. Il tempo è migliorato. A che ora hai fissato l'appuntamento a Lugano? Alle 14.30 alla finanziaria. Quella macchina ci sta seguendo da un pezzo. Qualcuno ha tradito. Com'è possibile? Chi può essere? Non lo so. Ma perché siamo passati di qui? Più avanti ci ricolleghiamo con la statale. Possiamo rischiare di incontrare la polizia. Può esserci qualche pattuglia in giro, meglio non rischiare.